cena simpatica! Gietto, io sarei veramente stanco, piace essere stato lungo, Avrò bisogno di un bagno, scusami, Io oltre che bagno, scusami, anche di shampoo. Va bene, prima di andarvene però, Bobby e Caroline, ditemi, come avete fatto a trovarmi? Facilo, zio, Quando hanno saputo che è tuo brodo da mio frate, no? Dicelo, Caroline, dicelo. Sì, avevamo saputo che dal frate c'è stava il brodo, allora. Ma che cosa dici? Noi, scusi, che non spicchio bene, lingua italiana, non spicchio. Sì, come spicchi sua lingua, non parlo tanto bene. Ma sta zitto, scema, io adesso a spiegare a Gietto, come no, arrivato qua, inizio di presto, presto. Dunque, no, quando tu mandato noi in America, noi qui in Italia, è mandato tu un investigatore privato, no? Noi a stare subito venite precisi, parole di lezione, venite subito precisi, nessere subito precisi, così per scalatore tu mare, possibile, precipitevolissime. Ah, l'ho detto, dicelo, Carola, essere venuti qui a precipizio. E ci siamo sfracellati. Quanto è bella Italia, e Roma, e Gambatella, si butta in mezzo. Beh, ora ci pressa, compagna di un'altra lavoro. Subito, signor Conte. Prego, venite. Di là c'è anche mio marito. Vi prendiamo in cura noi. Da questa parte, prego. Mi raccomando, per ora non diciamo niente della sparizione di Giacomo. Non voglio che si spaventino, avremo modo di parlargliene più tardi. Va bene, zio. Avanti allora. Dobbiamo trovare Giacomo a tutti i costi, solo così possiamo fermare Belfagor. Se non avrà le vittime da sacrificare, non potrà leggere la formula. Prima. Sì, io posso parlarti un momento da solo? Certamente, voi andate e poi vi raggiungeremo. Cosa vuol dire? Però, tra noi c'è un Giuda, un adepto della rinata setta degli angeli neri e credo anche di sapere chi è. Maggiormente un piano per incastrarlo. Signor Conte, gli stranieri sono in camera loro. Va bene, santo, mentre noi andiamo a cercare Giacomo, tu vai in cucina a preparare qualcosa di buono per loro. Bene, vado subito. Facciamo così, tu vai a vedere le cantine e io vado ai piani superiori. Forza, andiamo. Come desideri. Non c'è nessuno! Che facciamo adesso? Lo so che c'è questo gusto a fare la donna, ma dico almeno quando non c'è nessuno ridiventi mio uomo, no? Buonasera! E giorno, cretini! Io ti avevo detto di chiamare tua sorella per la parte di Caroline! E non di parlatore! Non si arrabbi, maestro! E che ieri sera, quando sono tornato a casa, ho scoperto che mia sorella era già andata a lavorare. Sa, è da un po' di tempo che fa la sostituta. La sostituta? E che lavoro è? E niente, si mette al lato della strada, no? Passa una carrozza, la caricano, se la portano via, poi dopo una mezz'oretta la riportano. Poi passa un'altra carrozza, se la riportano via, e dopo un'altra mezz'oretta la riportano. Poi passa un'altra carrozza. Ho capito, ma non si dice sostituta. Piuttosto prostituta, direi. No, quella è mia cognata, solo che siccome che un po' di tempo non si sente bene, allora la sostituisce lei. La posso garantire io. E no, perché ogni tanto a fare sostituta ci va insieme a mia cugina, no? E chi sostituirebbe? Mia sorella. Le famiglie vostre, eh? Grazie, signor Belfagor. Va bene, va bene. Ora aiuterete Santo a nascondere un altro corpo. Ah, ma questa casa sta diventando obitorio! Eccomi, maestro. Accompagnali a prendere il corpo e nasconderlo insieme all'altro. Bene, forza, andiamo! Thank you.
Intanto! Ancora lui! Intanto! Spiegatemi! Spiegatemi! Intanto! Per fortuna che ti ho trovato. Hai tu la chiave della porta dell'abbaino che è chiusa? Certo, signore, gliela vado a prendere. Grazie. La pittura dello zio ha qualche aspetto, ogni giorno un aspetto diverso. Come dire? Un aspetto diverso. Insomma, un aspetto diverso. Che stanchezza, per controllare tutto il castello ci vorrà più di un mese, più di 100 stanze piene di mobili e la polvere, quanta polvere non vi dico. Ecco! Saluto! Grazie. E prendi. Oh, oddio, mio figli! Aiuto! Santo, 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 santo! Aiuto! Presto, presto! Forza! Ecco fatto, andate nelle vostre stanze, via! Tutto procede per il meglio! Ero qui dentro, ero qui! Abbia ragione. Santo? Eccomi, signore. Vai a chiamare Filippo e Cassio. O almeno chi dei due è rimasto. Ma perché zio tu credi che il mostro ha colpito ancora? Guardate! La foto di Filippo! Oh mio Dio, ora anche Filippo! Ma come ha fatto? Zio, Filippo era nella stanza accanto alla mia. Avrei dovuto sentire il rumore di lotta, che so, un urlo. E invece niente. Che è successo? Belfagor, ha rapito Filippo! No! Ha rapito il mio Filippino! E che sarà mai? Con tutti i filippini che ci sono in Italia, vuoi che non ne trovi un altro? Ma no, cara, calmati. Vedrai che lo troviamo, eh? Non potete capire! Hanno rapito il mio Phil! Il mio Philips! Quando sono arrivati i cugini americani, Filippo lo chiama Philips. L'ha preso per un rasoio, l'ha preso. Anche Filippo, ma come può essere successo? Mistero, zio, perché 10 minuti fa io l'ho chiamato a voce e lui mi ha anche risposto. L'hai chiamato a voce? Eh già, senza voce come facevi a chiamarlo? Santo, vai a chiamare anche Bobby e Caroline. Non mi fido di lasciarli soli. E diacci pressa di portare il cordiale per Fresia. Ha bisogno di rimettersi. Ci avevo già pensato io, signor Conte. In certe circostanze un bicchierino di cognac è quello che ci vuole per la signorina Fresia. Grazie, anche a te, Fresia. Grazie. Tu hai la capacità di leggere nel pensiero. Non soltanto, signor Conte, non soltanto. Tieni, Fresia, bevi! Ti farà bene! Grazie, grazie, lei è Astemia. Prego, io non sono Artemia, io mi chiamo Fresia! Zio, zio, non credi sia il caso di avvertire la polizia? Hai ragione, credo sia meglio. Oh, meno male. Pronto, questura? Sono il Conte Colonia. Nella mia casa sono state rapite 2 persone. E chi lo sa da chi, ma se lo sapessi non vi chiamerei di certo. Venite subito, va bene? Meno male, arrivano subito. Vengono subito. Nel frattempo noi dobbiamo continuare la ricerca, sì. Ma questa volta lo faremo restando tutti uniti. Forza, andiamo! Se non mi dispiace io vorrei rimanere qui, mi gira un pochino la testa. No, no, non puoi rimanere qui. Troppo pericoloso. Non preoccupatevi, resterò io con lei. E poi fra un po' scenderà Santo con i 2 stranieri. Ci saranno loro a tenerci compagnia. Va bene, ci prego.
interessa, noi andiamo, ma se vedi o senti qualcosa di strano, di sospetto, urla forte, noi verremo in un battibaleno. Cipressa, cosa hai visto? Nulla, era soltanto la prova. Oh, va bene così? Anche troppo, Cipressa, anche troppo. Allora andiamo, zio. Andiamo. Andiamo. Certo, signorina, solo un istante e la servirò a dovere. Forza, fate sparire anche questa. Oh, altri 5 minuti e qui finivo per mancanza d'attori. Non fare commenti sulle decisioni del maestro. E anche tu, Cipressa, devi sparire. Come? Perché anch'io? Ma scusa, come faremo a giustificare la scomparsa di Fresia se tu eri presente? Vabbè. Tutti i modi, è per poche ore. Il tempo è vicino. C'era nessuno. Signor Conte, signor Walter, signor Cassio. Ma santo, e dove sono Fresia e Cipressa? Pensavo che fossero con voi. Sono rimaste qui prima perché Fresia non si sentiva bene, no? Quando siamo scesi nel salone, non c'era nessuno. Per questo vi ho chiamato. I vostri nipoti possono testimoniarlo. Possono cercarlo di essere vero. Guardate le foto. Mamma mia, rapito anche Fresia e Cipressa. Ho spavito anche l'uomo. La sparizione delle due donne che non fanno parte della famiglia non ha senso. Chi è? Signor Conte, vado ad aprire. Certo. Mi sento male. Questa cosa è significosa per me. Come dire, ci lascia perplessi. Forse non si aspettava di trovarli nel salone e allora alla fine ha dovuto rapire anche loro. Zio, mi sento male. Col tuo permesso posso ritirarmi in camera? Vai pure, cara. Grazie. Zio, con permesso, preferiamo accompagnarla. Sì, è meglio. Signor Conte, la polizia. Signore, buongiorno. Sono l'ispettore Manetta, del nucleo antisequestro. Chi è Conte Colonia? Sono io, ispettore. Mario, siamo fregati! Questo 6 mesi fa mi ha arrestato per aver fatto una truffa! Se non mi riconosci, siamo fritti! Porco Giuda, speriamo che vestito da donna non ti riconosci! Ma perché? Come ti credi che ero vestito quando sono andato a fare? È lei che ha telefonato a centrale dicendo che hanno due persone. Che hanno fatto? Che hanno
due pezzoni. Ah, dieta, io ho capito. Vuole dire che hanno rap, ito, due persone. Hanno capito, due persone. Ma vuole persone essere diventate quattro? E perché quattro? E quante se no? Tutto il cucuzzo. E perché tutto il cucuzzo? Che cosa mi ha fatto dire? Ma siete cretini, siete? Ma sono là, non parla bene l'idioma. Sì, questo idiota non parla bene. E voi chi siete? Lei mi sembra un viso conosciuto. Ora ecco là, siamo pregati. È impossibile, ispettore. Guardi, sono due miei nipoti venuti proprio questa mattina dagli Stati Uniti. Ah, vedo, vedo, capisco. E quel signore? Piacere di conoscerla, ispettore. Manetta. Il mio nome è Manetta. Come vede un nome di un certo peso? Anche lei dovrebbe avere un nome importante, storico. Come si chiama? Cassio. Ah, lo supponevo. È un nome latino. Il mio fiuto non sbaglia mai. Infatti poi a guardarla bene, lei c'ha proprio il profilo di Bruto e la testa da Cassio. Mi dia i suoi documenti. Veramente sono nella mia stanza, li vado a prendere. Signorina, tornando a noi, la sua faccia non mi è nuova. Come si chiama? Voi italiani, come vedere bella gnocca subito volere sapere il suo nome. Buon costaio. Carolina si chiama, ispettore. Carolina, ma sorellina. Mio nome è Caroline. E tu? Io mi chiamo Manetta, ma tu mi puoi chiamare Man. Chiamami Man. Ok, Man! Giovanno subito, Giovanno dopo! Oh, questo è buono che se questo chiama a buon costume ti riconosce, ci manda in galera! Ispettore! Zietto, fate vedere, ispettore! Le foto delle persone scomparute lì, non scomparto dallo scompartimento! Ispettore, venga a vedere, guarda, faccia vedere questa foto! Ecco, vedete, possiamo... queste sono le fotografie delle persone scomparse che il rapitore ha lasciato nell'armadio. Ah, bene, bene. Allora possiamo subito cominciare l'indagine. Benissimo, allora, primo, qual è il movente? Secondo, dove eravate al momento della pampazio delle persone? Dove eravate al momento della pampazio delle persone? Ah, sorellina, dove eravamo al momento della sparizione della passione? Ma come fai a fare così bene i rebus? Mi faccio sempre sull'autobus. Ispettore, eravamo tutti al piano di sopra. Ah, bene, bene, allora per ricostruire i fatti ci allochiamo tutti quanti a... Bravo, bravo, bambino! Viene a gradini. Beh, sì. E allora, per costruire i fatti, ci allochiamo tutti, a piano da sopra. Voglio vedere cosa state facendo. Caroline, rimani pure qui, Tanto stai tranquilla che c'è poco. E non viene la guardia. Ma che dici? Proprio mio fratello. Sei io, santo. Ecco il signore. Non temete, ci sarà santo a farvi compagnia. Ok, zio. Andiamo, ispettore, forza. Andiamo subito a fare questa investigazione, signor Conte. Andiamo. Voi non muovetevi, vengo subito. Ma comunque chi ci ha fatto? Ma che cazzo è stato? Agli ordini.
Certo,
palato, santo, forza, andiamo! Penso, signore, che uno debba rimanere. Io non ho paura. Santo, però stai attento, eh? Non voglio che succeda qualcosa anche a te. Non si preoccupi. Se dovessi vedere alcunché di anormale, la chiamerò. Va bene, io vado, ma attenzione, Che lo spirito guida ti illumini, maestro.